Sblocco delle assunzioni con l'arrivo di oltre 20 anestesisti per gli ospedali ciociari e recupero di oltre 30.000 prestazioni sanitarie cancellate durante il lockdown. Questa è l'importante novità emersa dalla conferenza dei sindaci della provincia di Frosinone che si è riunita per fare il punto sulla sanità locale. In sala anche i vertici dell'ASL di Frosinone. Si sblocca praticamente tutto, speriamo che non torni l'epidemia, ma siamo pronti nel caso anche ad affrontarla, e tutte queste iniziative sono in parte per continuare quell'opera di ricerca dei casi e di controllo dell'epidemia. Accanto a questo c'è poi tutta la ripartenza, e quindi abbiamo visto il recupero delle prestazioni ambulatoriali, dell'attività ospedaliera, le assunzioni molto importanti che abbiamo messo in campo con lo sblocco dei concorsi per cercare di nominare i primari di tutte le unità operative, e poi con tutte le risorse umane di cui siamo carenti e che stiamo reclutando con delle procedure concorsuali tutte avviate. L'emergenza sanitaria ha rallentato tutto. Ora, con la situazione sotto controllo in provincia, ci si può concentrare su altre criticità. Si continua a morire anche di ictus e di infarto, di malattie del sangue, si continua comunque ad avere necessità anche e soprattutto nella nostra provincia del miglioramento di quelle che sono le prestazioni classiche. Dobbiamo recuperare un gap notevole che si è venuto a creare in questo periodo, dove tante prestazioni sono rimaste indietro. Si parla di oltre 30-35.000 prestazioni che devono essere ancora erogate. Su questo abbiamo chiesto uno sforzo ulteriore da parte del manager, che oggi ha dato una notizia utile e importante, ossia lo sblocco delle assunzioni. Quindi dovremmo avere nel giro dei prossimi 2 mesi addirittura oltre 20 anestesisti che entrano in organico come strutturati. Le nuove assunzioni andranno a migliorare il servizio sanitario della provincia. Sono emerse la necessità di essere in qualche modo un corpo unico, abbandonando magari antichi campanilismi, per cercare di portare risorse in tutta la provincia con un'azione integrata tra le varie strutture, tra gli ospedali e il territorio, con potenziamento di tutte le possibilità, che è quello su cui dobbiamo lavorare, perché i cittadini devono trovare gli ospedali efficienti, ma devono trovare anche vicino casa una sanità territoriale idonea a garantire tutte le cure necessarie, soprattutto per la cronicità, per la prevenzione delle malattie.